va Eusebio Notte da Castel Petroso, che in questa sacrestia è stato ritratto in una bellissima foto, forse una delle più belle, dove vediamo Padre Pio sorridente. Fra Eusebio è stato l'assistente di Padre Pio dal 61 al 65, ma nonostante questo, dal 1965 quasi ogni mese veniva qui a San Giovanni Rotondo. Beh, forse proprio per questo rapporto intimo, stretto, di figliolanza spirituale, Padre Pio sapeva e non ha voluto privare Fra Eusebio dell'ultimo saluto. Deduco il fatto che lui sapesse la data della morte da un episodio che capitò a me ai principi d'agosto del 1968. Venne a San Giovanni Rotondo per avvicinare Padre Pio e chiedergli il permesso e la benedizione per andare in Irlanda a continuare i miei studi. Mentre le altre volte Padre Pio mi aveva benedetto, abbracciato, incoraggiato, quella volta mi trattò così male, in un modo incredibile: ma tu vai sempre girando, sei un vagabondo, ma stai in convento. Per me fu una cosa insolita e rimasi male. Questo al mattino. Al pomeriggio tornai da Padre Pio, pensando che lui volesse farmi evitare un rischio, come l'avevo già corso, e poi raccontare di che si tratta. E gli disse: padre spirituale, ma se lei non vuole che io vada in Irlanda, non ci vado. A bruciapelo Padre Pio mi chiese: figlio mio, ma quando torni? Eravamo ai principi di agosto. Accanto a Padre Pio c'era Padre Onorato. Padre Onorato sapeva che ero professore al ginnasio e a quei tempi, a principio di ottobre, si aprivano le scuole. Allora Onorato disse: per quanto vada male, all'inizio di ottobre deve essere qui per la scuola. Io puntualizzai: no, padre, tornerò a metà di settembre. Lui mi guardò in faccia e disse: beh, se mi promette di tornare ed essere qui alla metà di settembre, ti do il permesso di andare. Mi diede la benedizione, partì e tutto il resto. Feci le mie cose, il 18 settembre tornai in Italia. Volevo venire a salutare e a ringraziare Padre Pio. Venni il 23 settembre per vederlo in una bara, morto. Il caro Padre Pio, conoscendo, perché no, il bene che gli voleva, sapeva quanto avrei sofferto per la sua morte, stando lontano, e allora volle assicurarsi che io fossi presente qui per il 27.